Una devastazione per centinaia di ettari, la furia delle fiamme innescate dall'uomo che hanno distrutto ogni cosa nei territori interessati tra Posada e Siniscola. A testimoniarlo le immagini riprese oggi dall'alto nel corso della ricognizione in elicottero operata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro. Da Nuoro abbiamo puntato direttamente sull'area dell'incendio, quindi abbiamo fatto tutta la zona che va da Posada a salire verso Budoni, ma anche e soprattutto verso Siniscola, ma la parte nell'entroterra, perché come sapete le fiamme hanno interessato anche la 131, scavalcando anche in alcuni punti, raggiungendo la parte più alta, montuosa. Uno scenario che dall'alto rende in maniera ancora più cruda gli sforzi profusi domenica pomeriggio dalla macchina organizzativa per aver ragione delle fiamme e il terrore vissuto dalla popolazione. Intanto abbiamo avuto un'idea più, diciamo, appunto aderente di quali sono tutte le zone interessate e questo ci funge da monito, vale per tutti i territori, per tutte le comunità e sostanzialmente nessuno può sentirsi al riparo da questo tipo di rischio ed è molto importante sensibilizzare la popolazione per effettuare quelle che sono le pulizie comunque previste e suggerite delle aree circostanti alle abitazioni e sensibilizzare tutti, insomma, a credere veramente che nessuna casa è al sicuro dal pericolo delle fiamme. E mentre i vigili del fuoco e la guardia forestale proseguono le indagini sugli inneschi e sugli autori del rogo, i carabinieri sottolineano l'importanza della prevenzione sul territorio e sulla necessità di un ruolo attivo da parte dei cittadini. Come in tutte le altre, diciamo, situazioni di prevenzione o di repressione dei reati, abbiamo bisogno che la popolazione faccia rete. Quindi è chiaro che invitiamo chiunque nota delle persone per atteggiamento o per circostanze di tempo e di luogo che percepisce come sospette, prontamente a segnalarle al 112 o al numero unico, insomma, d'emergenza, perché anche un eccessivo pudore nel segnalare o un ritardo sostanzialmente non ci permette di essere tempestivi.